Una bella vittoria questa, una partita, io l'ho definita sporca e dura, perché è stata quella classica partita dove si è lottato su ogni pallone. Forio che praticamente ha avuto un primo tempo di difficoltà, merito comunque del Sant'Anastasia che lottava, insomma, su ogni pallone. Poi nel secondo tempo un paio di accorgimenti tattici da parte di Mister Sanchez, il Forio è riuscito a portarla a casa e a tenere anche i nervi ben saldi in un finale, insomma, abbastanza convulso. Allora Valerio, sì, guarda, il primo tempo è stato, diciamo così, giocato un po' sottotono perché sono stati molto bravi gli avversari, che comunque hanno giocato una partita gagliarda, che stavano su pallone, su ogni palla. È una buona squadra che sta prendendo il carattere del suo allenatore, quindi una partita praticamente dove era complicato trovare degli spazi. Vero è che abbiamo avuto anche delle palle importanti per poter segnare nel primo tempo, non siamo stati, diciamo così, cinici abbastanza. Poi Andoli ha fatto una super parata su Mosca e successivamente Di Lorenzo non è riuscito a concretizzare. Nel secondo tempo i cambi di Sanchez, la voglia dei ragazzi, la forza del Forio è venuta fuori praticamente e siamo riusciti a raddrizzare la partita. Prima portandoci sull'1-1, ma avevamo già nel frattempo costruito qualche altra palla gol e poi con un super assist di Cittadini a un gol di Acosta meraviglioso, siamo riusciti a portare a casa una vittoria difficilissima. E ripeto, il Sant'Anastasia, io penso che sia una squadra difficile da affrontare perché ha tanti giocatori importanti, nel senso che sono tanti giocatori che giocano fino all'ultimo secondo, praticamente con la stessa cattiveria, la stessa grinta, e hanno tante, due o tre individuali molto, molto forti, tipo Iadelisi, che a me piace tantissimo, e che comunque hanno una squadretta che comunque potrà dire la sua durante il campionato. Che soddisfazione c'è, nonostante siamo alla settima giornata, avete giocato oggi solo voi, guardare la classifica e vedere Forio al secondo posto a 16 punti. La soddisfazione è immensa, si vede anche dalla voce, io ho perso la voce praticamente per urlare ed incitare i ragazzi. Soddisfazione è immensa perché ci sono tanti sacrifici, tante cose nel cosiddetto background che a volte non trasparano, non riescono a trasparire all'esterno, ma da dietro c'è tanto lavoro da parte dei dirigenti, da parte dello staff tecnico, da parte dei ragazzi, tanti sacrifici perché tanti ragazzi che non sono isolani, logicamente sono costretti praticamente a viaggiare a prescindere dalle condizioni del mare, quindi tanti sacrifici. E quindi vederci là sopra è una grande soddisfazione perché vuol dire che stiamo lavorando bene e che stiamo facendo qualcosa di importante per il Forio.